Dottori, eccoci arrivati a Praga. Prima di qualsiasi discorso io devo farvi vedere questo, cioè, ma come mi svolta la vita il mio nuovo Apple Watch? Cioè, di cosa stiamo parlando? Cioè, guarda qua, gestisco tutto, vado, vengo, arrivo, vedo tutto quello che faccio, no? Vabbè, lo amo, potrei stare tutto il giorno così a zoomare e dezoomare. Comunque, siamo qui per 3 giorni, anzi, anche 4/5, di conferenza Bitcoin. Ma insomma... NANI?! OMAE WA MOU SHINDEIRU. Parleremo di tante altre cose interessanti, non è che ci sarà solo quello, ci sarà un botto di roba, quindi preparatevi perché ne vedremo delle belle. No vabbè, ma io sono proprio miglior acquisto dell'anno, cioè niente da dire. Vedo così, vedo se qualcuno mi ruba le cose, li controllo, dico oh, che cazzo fai che ti vedo sull'orologio, cazzo rubi. Ah, bellissimo, bellissimo. Ma io mi sono dimenticato che qui non c'hanno gli euro. 39 KC, che cazzo vuol dire KC? Vabbè, lo scopriremo presto. Andiamo come zoom. Vabbè, poi la smetto, lo faccio solo fatemelo godere, l'ho comprato ieri sera prima di partire. 46.70 Celcam, che corrispondono a 1,98 euro. Chiama, vengo a fare la spesa qua pure quando sono in Italia. 1,98 euro, 3 barrette, cioè, non è tanto. Vabbè. Good. Guardate lo stoppo di qua. Comunque, visto che in tanti me lo chiederanno, l'area euro è dove si usano gli euro, mentre l'Unione Europea è dove c'hanno tutti gli accordi su robe, leggi e cose varie. Quindi non tutta l'Unione Europea è anche area euro, così, giusto per saperlo. Ok, thank you. Because I didn't know the name of the... Che non si dica che non sono organizzato. Però, dottori, oh, niente male qua, bello il salotto, cucina isola, penisola, arcipelago, cose, robe pazze. Qua che c'è? Il bagno. Che vi posso dire? Fico. Che spettacolo, cioè abbiamo anche la postazione qua per fare i video, niente male. Wow. Sono contento, anche se qui in realtà resteremo solamente 2 giorni, quindi se ho intenzione di registrare qualcosa devo farlo oggi o domani, perché poi arriveranno altre 5 persone e abbiamo preso una casa da 7. Però in questi primi 2 giorni sarò oggi da solo, domani arriva Riccardo, chi è lo conoscerete presto, quindi insomma lo conoscerete domani, me l'avete già visto nel vlog di Riga. Purtroppo il tempo non è dalla nostra parte perché insomma avete visto è abbastanza piovoso e Google dice che pioverà tutta la settimana, quindi vabbè il tempo è un po' questo, però figata. Sistemo un attimino la roba, così qua mi metto già il mio spazio sulla mia scrivania e le mie cose. E poi guardo anche un po' la zona, usciamo e direi che possiamo iniziare a farci già una cena, tipo, cioè ordinare le cose, almeno poi riusciamo anche a mangiare. E... Oh, figo, cazzo, figo.
figo. Minchia. Lidl. A casa sono. Minchia. Pulito. Giornata giusta per mettersi ad esplorare una zona che non si conosce bene. Stavo pensando, prima però di mettere via la spesa, che vi voglio far vedere quanto ho pagato. 409, c'è che cazzo ne so, 17,35 € per due pacchi di hamburger, una zucchina, peperoni, una cipolla, spaghetti in bianco, quelli di riso, una posata pane, 6 bottigliette d'acqua. La mia intenzione comunque qua, in questi 7 giorni, sarebbe quella di fare un daily vlog. Alla fine della fiera ho pensato che potrebbe essere una bella challenge per me e quindi magari farvi vedere anche poi quali sono le spese che faccio qua, quindi segnarmi tutto, ogni giorno fare qualcosa di diverso e ogni giorno raccontarvi qualcosa di diverso. Lo farò uscire con una settimana di ritardo, così io me lo faccio in background, vedo come va, se va bene, se va male. E poi nel caso pubblicherò tutte le cioè tutte le puntate una di fila all'altra. Domani aspettatevi un nuovo video. Ma oggi ancora non è finito perché sono le... Minchia, uspaccai. Sono le 7:10. Adesso ci spariamo un po' di palestra, doccia, poi cuciniamo, mangiamo. E infine stasera vi faccio vedere, ci metteremo qua al computer, perché domani vorrei visitare un po' la città e quindi stasera mi metterò lì, cerco un po' i posti, cerco di capire cosa visitare, cosa non visitare e poi pioggia o non pioggia, sti cazzi, domani si visita. Ci vediamo domani. Grazie per la compagnia, siete un pubblico meraviglioso.